C'è un po' di caos ultimamente in MiOyo nella distribuzione dei contenuti. Parte con un personaggio nuovo, proponendone praticamente già tutto il kit prima nella versione proprio della release della patch, per poi dare l'opportunità ai creator di fare un showcase senza spiegare bene nel dettaglio il personaggio, perché poi lo spiega lei il giorno dopo con delle statistiche quasi a livello proprio di build, per poi rifar fare la build un giorno prima ai creator, per poi pubblicare il video successivamente. È un macello. Avete una quantità di informazioni ridondanti, incomplete, che si completano piano piano come un puzzle che è deleteria. Però noi andiamo a vedere che cosa ha proposto oggi MiOyoverse e cerchiamo di tirare fuori un video che integri quello di ieri. Avete presente che ieri abbiamo fatto Kazuha vs Xilolan? Video che oltretutto ho avuto la possibilità di fare dopo aver provato Xilolan, di cui però non ho inserito nessun tipo di footage della versione del creator server, in modo anche da poter sinceramente dirlo, dire un po' di cose un po' più come volevo io, e quindi vi aiuta magari vedere quella roba lì unita a quello che spero siano le specifiche di alcune abilità all'interno di questo video. Inoltre, piccola chicca per il dramma, per gli amanti del dramma, l'animazione che state vedendo è la famosa animazione che si era vista anche su X, Twitter, di quella ragazza skater che faceva più o meno le stesse mosse. Beh, sappiate che questo non è passato inosservato per uno skater e influencer tedesco-senegalese Omi Janta, che attualmente sta minacciando MiOyo di plagio. Io non ne ho idea, molti mi siete venuti a dire: skater, venite qua, mettetemi nei commenti la vostra opinione. Io non lo so, rollerblader, venite, mi hanno detto che comunque è una mossa abbastanza comune, abbastanza famosa, che viene ripetuta spesso da tanti performer, quindi boh, questo non lo so. Ma bando alle ciance, ciance alle bande, andiamo a vedere le abilità. Xilolan è un personaggio di supporto in grado di ridurre la resistenza a più elementi, e fin qua lo sappiamo. Lei praticamente usa la sua abilità elementale, entra in stato di grazia dell'anima della notte e in base ai tipi elementali che sono presenti nel party con alcune restrizioni, riduce colpendo i nemici e riempendo la sua barra dell'anima della notte le resistenze elementali ai tipi corrispondenti presenti nel party, se sono almeno due diversi. Quindi se abbiamo, non lo so, Geo di Xilolan doppio idro, idro elettro, oppure anche più crio, elettro e piro, l'importante è che facciano parte di quel carnet di abilità, quindi elettro, piro, idro e crio. Da dove ci fosse del dendro e della nemo non vengono considerati e viene invece scalato il marchettino Geo. Il suo tripudio elementale infligge danni da Geo ad aria e in base alla composizione del gruppo apporta effetti di guarigione, se ce ne sono almeno due diversi come vi dicevo, continua i personaggi attivi e infligge due istanze di danno aggiuntivi se non ce ne sono due diversi, quindi è come se fosse in mono Geo, quasi, una forma del genere. Anteprima materiali d'ascensione, vogliamo i fiorellini, i fischietti e il boss nuovo che andremo a farmare. Nel invece dei talenti, dramma, perché c'è di nuovo Cappellotto nel suo Gundam, quindi scaramucce, e questo è un po' male, quindi bisogna farmare Cappellotto nel Gundam con quelli del Burning, la pergamena del Burning. Ricordatevi però che ci saranno le cronostorie tribali che vi portano già la possibilità di portare a livello 60 al personaggio con i materiali che vi vengono dati. Oh, abilità, attacchi normali, sono tre, con la spada, e dimenticateveli come tutti i personaggi di Natlan, perché tanto lei, al di là che non è proprio il suo forte, ma quelli che farà li farà in stato del grazia dell'anima della notte, quindi in abilità elementale, quindi sarà una forma variante che verrà spiegata penso successivamente. Sfera 3, colpi rapidi, può fare colpo caricato, ma se entra nella modalità rollerblade, quindi usa l'abilità elementale, e non diventano più spadate ma calci con i suoi rollerblade, diventano 4, e questi ultimi scalano in base alla sua difesa massima, quindi è un personaggio che andrà a giocare su difesa, assolutamente buildate tanta difesa. Lei ha la possibilità di muoversi, vedete, su le pareti, utilizza i suoi rollerblade, si può fermare anche e guardare dall'alto. Perché? Perché ha l'abilità dell'anima della notte che le permette di muoversi in quel modo lì. La cosa più interessante è la sua abilità elementale. Perché? Perché cosa fa? Lei fa i campioni musicali. Ne abbiamo parlato ormai 30.000 volte, ma ripetiamolo. E domani forse lo risentirete. Ah, forse no, perché non si sa se la Cina ha intenzione di approvare i video ai creator, almeno in Italia, visto che sono tutti in ferie. E quindi siamo lì che stiamo aspettando. Quindi il nostro video bid ce lo approverete? Boh. Quindi non sappiamo se vedrete domani la build o meno, quindi andiamo un po' più nello specifico oggi, tanto è scritto. Quindi. Riduzione della resistenza, vedete, dipende dai campionatori, che sono questi simbolini sulla sinistra, ne avevamo già parlato. Ce n'è di base uno Geo,
Poi per ogni membro del gruppo di allenamento piro, idro, crio, elettro, il tipo elementare di ciascuno di questi cambia nel tipo corrispondente, andando addirittura poi a sovrascrivere quello geo, tranne che in alcune costellazioni che cambia la situazione. La fase iniziale è con 3 geo. Quando nel gruppo sono presenti personaggi di altri tipi elementali, vedete che si sostituiscono. Dopo l'attivazione, vedete che attiva anche un cerchietto sotto l'area di Xilolen. Due cose che forse non so se ve lo dicono, ma ve le dico in modo più semplice. Ormai io Xilolen non la so a memoria, potrei scrivere un trattato, un brevetto e poi denunciare Nintendo. No, non lo volevo dire. Questa fase iniziale che vedete qui sulla sinistra, se ci sono 3 geo o 2 geo nei vari campionatori, non vi fa andare più oltre questo livello qua, quindi non si accumuleranno i punti. Se invece ci sono almeno 2 di livello diverso al geo, anche 2 uguali, tipo 2 idro, 2 elettro, 2 piro, non è indifferente, potete con i vostri colpi di abilità elementale riempire tutta la barretta. Riempendo tutta la barretta, a quel punto riducete la resistenza elementale dei nemici. Se non riempiete la barretta perché non avete 2 elementi diversi, semplicemente questa andrà a consumarsi e finirete per il tempo il periodo dell'abilità elementale, che vi permetterà però di fare più danni di tipo attacco normale o impicchiata da parte di Xilolen. Una volta attivato il campionatore, riduce la resistenza elementale corrispondenti degli avversari vicini. Corrispondenti, nel senso corrispondenti dei vostri team member, non degli avversari, perché è scritta un po' strana. Quindi in questo caso riduce del 36% se mettete la corona all'abilità. E vi ricordate che ieri nel video Kazuha, Xilolen, andatelo a vedere perché è importantissimo, vi dicevo, arriva quasi alla riduzione di resistenza di Kazuha col Viridescent, che era al 40% per 10 secondi. Beh, lei, se gli mettete una corona, arriva, quindi livello 10 del talento, arriva al 36% per 15 secondi. Sincero, non ho controllato, e qua shame on me, non ho controllato se con le costellazioni quest'ultimi arrivino addirittura al 40 e oltre. Questa non è una formazione, non è un'informazione che ho, bisognerebbe vedere sulla C3 che cosa accade. Lo vedremo quando uscirà il video build, se uscirà, se lo approveranno. Verga polemico. Quando Xilolen non ha costellazioni attive, questa riduzione può arrivare fino al 36%. Boh, vedremo se con le costellazioni, infatti vedete che viene specificato, non l'avevo ancora letto, vediamo quanto può arrivare, ipoteticamente potrebbe anche superare Kazuha da quel punto di vista. Lo sapete come attivare la riduzione della resistenza? È semplice, e qua vedete che ve lo spiegano. Usate l'abilità elementale per entrare nello stato di grazia dell'anima della notte, eseguite 2 attacchi normali che colpiscono gli avversari per ripristinare tutti i punti dell'anima della notte, come ve l'avevo detto, attivate il campionatore per ridurre la resistenza. Per essere sicuri, ragazzi, che la resistenza del nemico sia effettivamente abbassata, lo vedete facile, anche se su quelli grossi non si vede bene, perché ci sono delle freccette che vanno in giù. Come noi abbiamo i buff che ci danno le freccette in su, i nemici avranno le freccette in giù, si attiva nel momento in cui noi lo colpiamo. Se arriva un altro mob, perché magari questo muore, non ha la resistenza abbassata, gliela dobbiamo riapplicare. Chiaro? Quando nello stato di grazia i campionatori geo rimangono sempre attivi, riducono continuamente la resistenza geo. Così siete sicuri anche di quello. L'effetto si applica ai personaggi vicini attivi, inclusa Xilolen quando non è in campo, quindi questo effetto sarà sempre con voi. Ok? Quindi da quel punto di vista potete fare tutte le considerazioni del caso, lei Kazuha, comunque di là io vi sto comunque nell'altro video, ve le dico queste cose e vi faccio tutti i rapporti tra i due personaggi. Un'altra cosa importante, la sua burst è importante più per l'healing che per il resto. Avete visto 7k e 5, eccetera? Beh, vuol dire che questa Xilolen più o meno viaggia sui 3k di difesa. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo un personaggio che, se ha almeno 2 membri, 2 dei suoi simbolini che non sono geo, quindi avete 2 membri che sono di elementi differenti dal geo, avete la cura a intermittenza che scala sulla def. In questo caso vedete che 7500 non è poco, non è poco. Poi vabbè, si aggiusta, però è molto più di cookie, ecco. E date una botta iniziale di tipo geo, bom, se almeno 2 campioni musicali hanno subito un cambiamento, ripristina intervalli PS di personaggi vicini. Se meno di 2 campioni musicali hanno subito il cambiamento invece, quindi se siete in modalità main DPS e lo state giocando con un supporto team geo e lei è il tuo DPS, infligge 2 interazioni di danni geo ad area con attributo anima della notte, di cui questo ancora non sappiamo molto, ma da 2 botte in più che fanno del danno aggiuntivo di tipo geo. È un personaggio, ragazzi, che effettivamente può essere usato in tanti modi, un coltellino svizzero per quanto riguarda
manufatti armi sono abbastanza banali, ne abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato anche in quel video dove appunto vi dico che ovviamente Hero of the Cinder City è il eroe, chiamiamolo eroe della cenere, o chiamiamolo eroe, facciamo prima, quindi il set nuovo funziona da Dio su di lei con le cristallizzazioni, l'arma, quella che vi danno da crafting funziona da Dio, la Cinder funziona, insomma dovete avere difesa e poi nel caso vedremo, lo vedrete, in base a quanto costa anche la sua burst, ricarica di energia per essere sempre attivi e avere la possibilità di rigenerare velocemente. Le cose che mancano all'interno di questa descrizione di abilità, perché ancora non siamo arrivati alla conclusione, sono quanti sono i tempi di ricarica, ogni quanto avrò sta skill, quindi avrete tante domande, sappiate che è un personaggio molto facile, molto rapido, si usa velocemente, si usa a ritmo, fate la rotation e siete di nuovo pronti, dategli veramente la possibilità di fare tutte le sue abilità in maniera fluida, grazie anche a un po' di R, ed è un personaggio che funziona e funziona anche molto bene. Detto questo, io vi ringrazio signori per la vostra cortese attenzione, sono video integrativi, io veramente ora, a parte gli scherzi, sto veramente aspettando che il video di domani possa essere approvato, ma apparentemente siamo in un momento di ferie per quanto riguarda la Cina e quindi è difficile avere delle approvazioni, speriamo che arrivino, nel caso raga, alla peggio delle cose la build uscirà il giorno della release del personaggio, non possiamo fare né di più né di meno. Vi auguro una buona serata, mi invito a iscrivervi, lasciarmi un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social, United State of Zerga. Ciao belli!